Questo è un elemento molto importante perché si svolge la città di Mantova in una forma più ampia e più, più spessore. Quindi ringrazio il signor Sindaco e tutta l'amministrazione comunale perché ha interpretato la nostra proposta e il nostro progetto in maniera ampia e anche di sostegno. Festival sui diritti dei bambini, un festival importante che avrà tre argomenti fondamentali. Il primo la migrazione, il secondo argomento sarà la nutrizione e il terzo aspetto il gioco, tutto all'insegna dei diritti dei bambini. Il grazie lo devo all'amministrazione comunale, il grazie lo devo all'amministrazione provinciale, il grazie lo devo a tutte le varie associazioni che stanno collaborando insieme a noi, perché non è il nostro festival, non è il festival della Fondazione Valutionus, ma sarà il festival di tutte le realtà che si confronteranno per i bambini. Noi patrocineremo l'evento e lo otterremo, visto che si tratta di un evento internazionale. Come è stato detto, si tratta di questa iniziativa che colorerà Mantova il 26, 27 e 28 giugno, no? Una cosa che con l'iniziativa questa che porta prestigio e rende onore alla gente di Mantova, alla collettività mantovana. Questo è il motivo per cui ci sarà il nostro patrocinio a questa iniziativa internazionale e ci sarà anche il nostro sostegno, quindi un modo anche per manifestare la gratitudine dell'ente locale, è stato citato dal Presidente, la gratitudine dell'ente locale nei confronti di quelle associazioni che promuovono iniziative come queste che mettono al centro i valori sui temi che sono stati già detti, no? Il tema dell'immigrazione, il tema della nutrizione e il tema delle donne. Quindi c'è un'attenzione, diciamo così, del nostro territorio verso queste tematiche e quindi questa iniziativa altro non fa che farci fare un ulteriore salto di qualità, no? Sul fronte dell'internazionalità. Io naturalmente riprendo l'introduzione fatta dal nostro sindaco che valorizza fortemente questa progettualità, valorizza fortemente l'azione che la Fondazione Malaguti fa da molti anni sul tema dei diritti dell'infanzia e non posso che come amministrazione provinciale, quindi come territorio, non essere assolutamente grata di questa proposta che ha un valore politico in senso elevato, molto importante, perché portare l'attenzione sull'infanzia, i diritti dell'infanzia, sul tema della nutrizione, sul tema delle migrazioni è un fatto davvero molto significativo. Ha un valore politico importante anche culturale, perché e non dobbiamo dimenticare che questa apertura internazionale con apporti anche devo dire di grandissima qualità che vengono dal mondo dell'infanzia, dal mondo della scuola, di tutte le scuole del mondo, estremamente importante e interessante. Il festival vuole dar voce anche a chi opera con i bambini, con chi affronta le problematiche che riguardano l'infanzia e nello specifico i temi che andremo ad affrontare. Ha già anticipato il dottor Malaguti, la migrazione, la nutrizione e il gioco, perché auspichiamo che gli operatori e gli esperti di tutto il mondo possano dare il loro contributo, possano avere un dialogo e con un ascolto reciproco si possano poi trovare anche soluzioni, comunque arrivare sulla buona strada per trovare nuove idee per risolvere il disagio e i problemi dell'infanzia. Croce Rossa è sempre stata attiva vicino alle popolazioni in difficoltà, ovviamente in tutte le età, dai bambini, quelli agli adulti e agli anziani. E anche a livello locale siamo sempre impegnati tramite la nostra area giovani a fare assistenza sia ai bambini malati, quindi legati alla pediatria, sia ai bambini invece negli ambienti di gioco.
gioco. E anche questa cosa, che quest'anno si parla di alimentazione, è un progetto che Croce Rossa porta avanti con i bambini, quello dell'alimentazione, che è molto importante. Niente, noi auguriamo come sempre tutti gli anni che questa manifestazione abbia un buon esito, e finora è sempre stato così, e ringraziamo tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo. Grazie ancora. Qual è il compito del municipio? È proprio quello di richiamare la comunità ad essere attenti affinché i diritti dei minori vengano rispettati, cioè educare al rispetto dei diritti. E la cosa migliore che state facendo voi è proprio con le vostre capacità, con la vostra, il vostro modo di essere attento sia come Fondazione Malavuti all'accoglienza, ma anche a promuovere in Italia e nel mondo proprio la capacità. Ognuno di noi cerchi di fare nel migliore dei modi, proprio con attenzione, con la cura degli altri, con la solidarietà, con l'accoglienza, e faremo la nostra parte come adulti. Grazie infinitamente e buon lavoro a tutti.